Ma ragazzi, prima abbiamo sentito nelle vesti molto serie Jerry Romano, adesso ci ricolleghiamo con lui per Zoli X. Andiamo. Quello che state per ascoltare è Zoli X. Informazioni riservate. Zoli X. Benvenuti a Zoli X, notizie inventate di sana pianta, ma non per questo meno vere di quelle del TG1. Cultura, annunciata l'uscita del primo libro del DJ Marco Mazzoli, contenente nuove scottanti rivelazioni sulla sua vita privata. Infatti, mentre era già nota l'abitudine del disc jockey milanese di fare la pipì da seduto, in pochi sapevano che fa anche la cacca in piedi. Continuano ad emergere nuovi particolari sulla morte di Osama Bin Laden. Secondo l'emittente ABC, dopo aver sparato al leader di Al-Qaeda, un soldato americano avrebbe pronunciato la seguente frase: "Che si è fatta male?" Milano, una donna di 80 anni si è tolta la vita nella sua abitazione ingerendo un gran quantitativo di pagine del vocabolario. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe proprio dell'ex insegnante di italiano del DJ Mazzoli. Tecnologia. Dopo l'iPad, la Apple annuncia il lancio di un nuovissimo tablet multimediale di ultima generazione. Sì. Ancora sconosciute le nuove funzionalità. L'unica cosa certa è che sarà un dispositivo a comando vocale e si accenderà pronunciando la seguente frase: "Specchio, specchio delle mie brame." Sport, anche quest'anno il Giro d'Italia si concluderà a Milano, prevista una cronometro di 30 km che attraverserà Parco Sempione, dove finalmente i corridori potranno provare anche le droghe comuni. Cinema, è in uscita il nuovo film con protagonista Silvio Mucino, che si intitolerà... A domani per altre notizie molto riservate. Cretino, deficiente! Demente, sei un cretino, io sono un grande attore, hai capito? Io sono il fratello di Gabriele Muscino, hai capito? Testa di cazzo, io sono un grande, ho fatto anche un corso da logopedista, non come quella merda di Herbert Ballerini. Bravo, testa di cazzo.